Buonasera a tutti, diamo inizio all'iniziativa Emilia Romagna, Regione d'Europa, un tema molto attuale al quale abbiamo appunto voluto dedicare una serata particolare. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Anna Pariani, consigliera regionale PD, e Marco Lombardo, responsabile delle politiche europee della Federazione di Bologna. Perché questa iniziativa? Il Partito Democratico, anche a Castel San Pietro, ha registrato un enorme consenso nella tornata elettorale del 25 maggio. Quindi questa è un'occasione importante che ci deve rendere orgogliosi, ma ancora più coerenti e responsabili con quanto abbiamo detto in campagna elettorale. Siamo riusciti a vincere rispetto a tutti i movimenti antieuropeisti con uno slogan che era: noi ci siamo e andremo in Europa per cambiare l'Italia, per cambiarla questa Europa. E credo che da qui dobbiamo ripartire ed è qui la nostra responsabilità. Come cambiarla? Questa chiacchierata che vogliamo fare questa sera con i nostri ospiti, credo che innanzitutto debba partire da un'osservazione, mi piacerebbe sentire il loro parere su questo, che quando spesso si è parlato di Europa, in particolare in questi ultimi anni di berlusconismo, si è sempre visto l'Europa come una matrigna cattiva che imponeva delle regole a livello economico. Mi piacerebbe invece che ripartissimo anche da una radice culturale che ci rende tutti membri di uno stesso continente. E la prima cosa che mi piacerebbe approfondire è appunto questa: come fare un'integrazione culturale, democratica e non solo economica, perché credo che questa sia la prima sfida che abbiamo di fronte. Dicevo, le politiche dell'austerità hanno caratterizzato questi anni e in campagna elettorale ognuno di noi ha dovuto far fronte e confrontarsi quanto sia difficile far passare il messaggio anche tra noi cittadini di perché è importante essere in Europa. E credo che le regioni in questo abbiano un ruolo particolare e su questo vorrei un approfondimento, anche per costruire una prospettiva diversa dell'Europa. Io credo che la prima considerazione da fare, da approfondire, sia proprio questo: esserci in Europa è importante per costruire una prospettiva diversa, e per costruire una prospettiva diversa dobbiamo dare delle opportunità, far capire quali sono le opportunità che l'Europa può far cogliere ad ogni regione e all'Italia in generale. E quindi in un momento in cui la prima necessità e il primo bisogno di tutti noi è il lavoro, la crescita, lo sviluppo, l'innovazione, la formazione, credo che esserci in Europa ed esserci da protagonisti, come la nostra regione ha saputo fare diversi fronti e come può migliorare a fare ancora da oggi in poi, credo che sia molto importante. L'altro tema è che il Partito Democratico credo che sia decisivo in questa sfida, non solo per gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto, ma per l'entrata del PD nel PSE, quindi far parte di una grande casa madre che dia l'opportunità di fare queste battaglie insieme e non isolati, e quindi riuscire anche in quella dinamica che i movimenti antieuropeisti invece avevano un po' cavalcato durante la campagna elettorale. A febbraio si è aperto anche la riprogrammazione dei fondi strutturali e credo che su questo Anna abbia molto da dirci, e quindi l'importanza di esserci in Europa. Penso che la Regione Emilia Romagna siano destinati come fondi più di 700.000, se non sbaglio, milioni esatto, poi direi tu, vado a memoria quindi potrei sbagliare, e credo che i settori da rilanciare siano diversi. Dicevo prima l'innovazione, lo sviluppo. Abbiamo pagato un triste primato negli ultimi 7 anni, e quelli di non gestire bene questi fondi che dall'Europa arrivavano, arrivando se non sbaglio all'ultimo posto per le politiche di gestione. Quindi
quindi le sfide sono davvero molte, e insieme a Marco vorrei anche approfondire questo. Un nuovo PD, un PD che cambia verso, ha sicuramente tante cose da tessere in un'ottica diciamo così politica, non solo dal punto di vista economico amministrativo. Quindi credo che il semestre europeo che si è aperto da poco abbia delle priorità, dove sicuramente lo sviluppo e la ricrescita, le infrastrutture, la ricerca, che è un tema che a tutti noi sta molto a cuore, debbano essere le priorità dell'agenda politica. Insieme ai nostri ospiti partirei da qui con un giro di domande. Grazie a Francesca, grazie a tutti voi, grazie per l'invito. Io vorrei proprio partire dalle elezioni europee che abbiamo alle spalle, perché ci consegnano un quadro molto complicato, nel senso che in Italia abbiamo vinto come Partito Democratico una grande vittoria, che è stata grandemente merito di Renzi certamente, ma anche la vittoria che il popolo italiano ha sancito della speranza rispetto alla paura, rispetto al rancore che altri invece hanno utilizzato in campagna elettorale come cifra della loro richiesta di voti ai cittadini. Purtroppo non è stato così in gran parte dell'Europa. Se vediamo quello che è successo in Francia, certamente possiamo dire il contrario: lì ha vinto la paura, ha vinto l'idea che l'Europa sia appunto, come dicevi, una matrigna e non un luogo aperto di prospettive di sviluppo per i paesi che la compongono. E noi paghiamo più di un decennio di politiche che chiamiamo genericamente di austerità, ma potremmo dire in maniera molto più semplice di destra, dove non c'erano i cittadini e le imprese al centro dell'idea di sviluppo dell'Europa, non c'erano i popoli al centro dell'idea di sviluppo dell'Europa, ma c'è stata un'idea di finanziarizzazione dell'Europa e di costruzione di un'unità europea esclusivamente finanziaria e monetaria, pensando che il mercato poteva dare a tutti la libertà di fare ed ottenere. Questa è un'ideologia che oggi paghiamo in maniera molto pesante, e se non ci sarà un cambiamento, e purtroppo diciamo così il Presidente della Commissione non depone in una prospettiva diversa, ma noi dobbiamo invece incalzare fortemente questo cambiamento, perché c'è un punto: noi non usciamo dalla crisi se pensiamo esclusivamente ai vincoli di bilancio. E ormai abbiamo la dimostrazione sotto gli occhi di questi giorni, la recessione anche in Germania, che è, diciamo, è stato il baluardo di queste politiche, con la cancelliera Merkel, con la Bundesbank che ancora vuole controllare la Banca Centrale Europea. E non c'è dubbio che se non si fanno partire politiche diverse che abbiano al centro i diritti delle persone, l'equità fiscale e una inversione decisa sugli investimenti, che devono uscire dal patto di stabilità, questo patto di stabilità che ci strangola come paesi, noi non riusciremo a ridare una prospettiva. Vedete, nella scorsa legislatura europea è stato fatto questo piano garanzia giovani, molto interessante, su cui il ministro Poletti ha investito molto, il governo italiano investe molto, la regione Emilia Romagna investe molto, ed è un piano che serve ad avvicinare tutti i giovani a una prospettiva di formazione, di lavoro, di impegno sociale. Però c'è un punto: che se il lavoro non si crea, abbiamo voglia di defiscalizzare e di incentivare l'assunzione, abbiamo voglia di costruire formazione. Io credo che noi abbiamo tra i giovani più formati ormai a livello europeo, perché dal punto di vista dell'educazione scolastica, universitaria, forse noi Italia possiamo certamente fare di più, e dopo su questo dirò, ma noi dobbiamo decisamente andare nella direzione di creare lavoro, e lo si deve fare
pensando prima di tutto, a mio parere, e noi diciamo questo come Partito Democratico, a cambiare le regole del gioco, e significa non pensare ai vincoli di bilancio, il famoso 3%, come un diktat inarrivabile. Bisogna prima di tutto pensare a politiche di equità fiscale, perché è solo con la redistribuzione del reddito che noi potremo dare alle famiglie l'opportunità di una qualità della vita migliore, di un investimento da parte dei privati migliore, e noi dobbiamo fare questo, appunto, redistribuire il reddito, fare politiche fiscali più eque in Europa, che spostino ancora di più la tassazione sulla rendita finanziaria, non sui risparmi delle famiglie, sulla rendita finanziaria, piuttosto che far pagare tasse alle imprese che assumono e alle famiglie sul reddito da lavoro o da pensioni. Questa deve essere la prospettiva, ed è la prospettiva su cui il governo Renzi sta lavorando, su cui il ministro Padoan sta lavorando e su cui dobbiamo, come Partito Democratico, fare tesoro del voto importante che noi abbiamo avuto. Noi siamo oggi, dentro il Partito Socialista Europeo, il primo gruppo in termini numerici. Questo è un grandissimo risultato, e al di là della presidenza di questo semestre, dove appunto il nostro governo sta cercando di imporre un'agenda diversa rispetto al passato, noi abbiamo il dovere anche di fare una battaglia politica all'interno del Parlamento europeo che vada appunto in questa direzione, anche perché i numeri sì sono, diciamo, a vantaggio dei conservatori, ma non sono poi così squilibrati, e abbiamo l'opportunità di far passare molte di queste questioni, che significano far ripartire uno Stato sociale equo, dare opportunità di lavoro con gli investimenti. Gli investimenti debbono essere tolti, la famosa Golden Rule di cui si parla, dal patto di stabilità, quelli che creano lavoro, quelli che danno opportunità di sviluppo, e in particolare parliamo di quegli investimenti che sono necessari a rendere più competitive le nostre imprese e più competitivi i nostri territori, perché si è competitivi se si vive bene, se si costruiscono le condizioni di sviluppo diffuso, e l'Emilia Romagna questo rappresenta. Certo, anche noi la crisi l'abbiamo subita in maniera pesante. Abbiamo purtroppo avuto in questi anni, oltre alla crisi, anche un terremoto devastante che ha interessato 3 province molto importanti, ed è stato in Italia il primo evento di questo tipo che ha interessato delle aree produttive così importanti per il nostro paese. L'area del Modenese, dove c'è stato il terremoto, rappresenta il 2% del PIL italiano, e c'è in quell'area un distretto produttivo sul biomedicale che è il più importante d'Europa, e quindi è chiaro che abbiamo anche in parte pagato questa battuta d'arresto. Tuttavia l'Emilia Romagna è lo stesso cresciuta o comunque calata di meno in termini economici del resto d'Italia, e questo ha un motivo molto chiaro e molto semplice. Noi siamo in Italia e all'interno dell'Europa tra le prime 10 regioni dal punto di vista dello sviluppo e del reddito pro capite. Ma non solo, siamo anche la realtà che ha il minor indice di diseguaglianza. Cosa vuol dire? Che tra chi ha maggior reddito e chi ha minor reddito c'è la distanza inferiore rispetto al reddito medio. Significa che abbiamo costruito più equità e più benessere diffuso. Questo nella storia, negli anni, perché abbiamo sempre investito anche nell'inclusione sociale, nel benessere diffuso, nel welfare, ma soprattutto perché abbiamo saputo investire bene i soldi che ci venivano dati. Faccio questo passaggio dal punto di vista dei fondi strutturali, perché è importante. Si legge sempre sui giornali che l'Italia spende male i soldi che vengono dall'Europa. Abbiamo restituito 7 miliardi del passato settennio che non sono stati spesi, e devo dire non abbiamo iniziato benissimo anche in questa fase. Purtroppo il governo Renzi è arrivato che la macchina, diciamo, della programmazione era già in moto, e correggerla non è stato semplice.
Però io posso dire questo, che in questi 7 anni perché i fondi europei vanno di 7 anni in 7 anni, l'Emilia Romagna è stata la realtà italiana che ha speso meglio i soldi, sia per ciò che riguarda l'agricoltura, sia per ciò che riguarda la formazione professionale e il fondo sociale europeo, che serve appunto nell'ambito sociale per il sostegno a chi è più in difficoltà nel mondo del lavoro. Abbiamo speso molto anche riprogrammando una parte dei fondi, anche grazie all'accordo nazionale, negli ammortizzatori in deroga. Siamo la regione che ha speso di più negli ammortizzatori in deroga, cioè dando ammortizzatori sociali anche a quelle imprese e quei lavoratori che non ne avevano diritto secondo la normativa nazionale, e questo ci ha consentito di non trasformare la crisi economica e finanziaria in una pesantissima crisi sociale, che in parte c'è perché il benessere è calato rispetto a 5 anni fa, però abbiamo in qualche modo tenuto botta in questa situazione. E noi abbiamo speso meglio i soldi, noi abbiamo impegnato all'inizio di quest'anno l'80%, erogato il 66% dei fondi, ma arriveremo a percentuali più alte alla fine di questo anno nell'erogazione complessiva, e quindi riusciamo a impegnare tutti i soldi che attraverso i piani nazionali l'Europa ci aveva erogato. Vi faccio questo esempio: dal punto di vista dell'investimento nella ricerca, con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Strutturale, noi abbiamo costruito le condizioni per l'assunzione di 1000 giovani ricercatori nelle imprese, nei centri di ricerca pubblici e privati di questa regione. E se non riuscivamo ad approvare la nuova programmazione entro quest'anno, noi non avremmo avuto soldi residui per pagare l'anno prossimo questi ricercatori, quindi significa che abbiamo speso il 100% in questo ambito così importante dell'innovazione e della ricerca. E oggi siamo la prima regione italiana che ha approvato i piani regionali per l'impegno di questi fondi. Voi sapete che ci sono state le dimissioni del presidente Vasco Errani, e io voglio anche salutarlo e ringraziarlo per il lavoro che ha fatto in questi anni, e credo che l'esperienza di governo che ha portato in questi 15 anni alla regione Emilia-Romagna sia stata largamente positiva. Questo non significa che non si debba andare avanti, non si debba innovare, non si debbano costruire nuove esperienze, però, tanto per dare un segno, noi siamo stati la prima regione ad approvare la programmazione dei fondi, sia del fondo sociale, sia del fondo per l'agricoltura, sia dei fondi strutturali che servono per la ricerca e l'innovazione delle imprese, e sia del fondo di coesione, che è quel fondo che consente alle aree più arretrate e alle aree interne in generale, la montagna eccetera, di avere fondi anche per investimenti pubblici, per riuscire a investire sul territorio. Noi lo abbiamo fatto in luglio e siamo stati la prima regione in Italia, e siamo arrivati con i piani regionali prima del governo, tant'è che l'assessore Bianchi è riuscito a ottenere in conferenza Stato-Regioni di poter andare direttamente come regione in Europa a presentare i nostri fondi, perché dopo l'approvazione regionale ce li devono approvare loro, e questo lo abbiamo ottenuto nonostante non sia stata approvata invece la programmazione nazionale, cioè sia stata approvata con delle riserve, perché purtroppo il governo Renzi non è riuscito, con i tempi tecnici che c'erano, a portare a termine fino in fondo questa programmazione. Oggi dovremo fare un supplemento da questo punto di vista. Però la regione Emilia-Romagna invece dal 1° di gennaio del 2015 potrà riprogrammare tutti i bandi che riguardano la formazione professionale, che riguardano il fondo sociale per gli interventi per i lavoratori che sono distaccati dal lavoro, che riguarda tutto il mondo dell'agricoltura e che riguarda appunto le imprese. Tra l'altro con un notevole incremento di risorse, perché complessivamente nei prossimi 7 anni
arriveranno all'Emilia Romagna 2,5 miliardi di euro e 1 miliardo e 160 milioni solo per l'agricoltura, con quasi 200 milioni in più rispetto alla precedente programmazione. Questo è importantissimo, lo dico anche come dire, a beneficio di alcuni settori dell'agricoltura. Oggi ho visto che l'assessore Rabboni è intervenuto dicendo che una parte dei fondi potremmo riprogrammarli anche per venire incontro alla crisi dell'ortofrutta che si sta verificando. Quindi c'è comunque una quantità di risorse premiale per l'Emilia Romagna, perché abbiamo fatto bene nei 7 anni precedenti, nonostante ci sia stato invece un taglio complessivo dei fondi, sia in ambito agricolo sia per quanto riguarda il resto dei fondi all'Italia, ma perché c'è stato un fondo, un taglio complessivo degli investimenti europei, perché gli stati, soprattutto appunto quelli governati dalle destre, hanno deciso di ridurre il bilancio dei fondi strutturali europei. E diciamo, questo elemento noi lo dovremo giocare in forte attacco per il futuro, perché abbiamo di fronte alcune scelte decisive che riguardano anche il modello di regione per il futuro. Magari di questo ne parliamo dopo, però intanto sappiamo di poter contare su una montare di risorse importante per investire sull'innovazione, per investire sul sociale. Grazie Francesca anche per l'invito e per aver scelto di affrontare questo tema, che è fondamentale soprattutto se viene fatto al di fuori della campagna elettorale, perché di Europa in Italia si parla sempre troppo poco. Io giustamente parto dalle considerazioni che faceva all'inizio Anna sull'esito del voto delle europee, perché lì c'è uno spartiacque fondamentale. Se in Italia il Partito Democratico è riuscito ad ottenere il 40% e in Europa i paesi sono rimasti, diciamo, governati dal centrodestra, questo serve da un lato a valorizzare il dato elettorale italiano, dall'altro a capire qual è la tendenza ciclica di come sta andando l'Europa. Perché guardate, la tentazione che avevamo fortissima durante la campagna elettorale, quando il tema era l'uscita dall'euro, l'isolamento e quindi tenere fuori gli immigrati dal nostro territorio, la tentazione più grande era non parlare di Europa. E invece il Partito Democratico ha scelto di parlare di Europa, ha scelto di difendere l'Europa, ma ha scelto anche di dire che non è questa l'Europa che vogliamo. Perché? Perché la più grande crisi che riguarda l'Europa non è una crisi economica e non è nemmeno una crisi sociale, è una crisi culturale. Quando l'Europa nasce, il 9 maggio del 1950, con la dichiarazione Schuman, nasce per unire stati e per unire popoli. Noi troppo spesso ci siamo occupati della prima parte, l'unione degli stati, ma abbiamo completamente tralasciato la seconda, cioè l'unione dei popoli, l'unione dei cittadini. Il senso della cittadinanza europea è difficilmente percepibile dagli italiani quanto dagli spagnoli quanto dai tedeschi. E c'è un momento in cui il sogno europeo cade, crolla, ed è il 1992, proprio lì quando dovevamo fare Maastricht, proprio a Srebrenica. Non a caso il nostro segretario e premier Matteo Renzi ieri in Iraq ha citato Srebrenica, perché è con Srebrenica che cade il sogno europeo. E gli europei dicono: ma scusate, ma che senso ha aver costruito l'Europa se noi abbiamo una pulizia etnica a 50 km dalle nostre coste e non possiamo intervenire? Dov'è l'Europa dei diritti? Dov'è l'Europa della pace? Quando Schuman e i padri fondatori del sogno europeo avevano costruito questo percorso e loro dicevano: non si farà tutto di una volta, si farà passo dopo passo per realizzazioni concrete, l'avevano costruito con una visione, quella di evitare che ci fosse la guerra tra gli stati. E quello che per noi, per quelli della mia generazione, è impensabile oggi, cioè che Italia, Francia e Germania possano farsi guerra, e non è magari per una generazione precedente rispetto alla nostra, è il frutto di quella visione lì. C'è stato un momento in cui però quella visione aveva bisogno di fare un passaggio successivo, cioè quella di diventare un'unione politica. Secondo i federalisti, gli Stati Uniti d'Europa.
Ma l'unione politica che cosa vuol dire? Vuol dire capire, e questo è un dato fondamentale, per questo io non risulto male, che quando si parla di politica europea non si parla di politica estera, si parla di politica interna. Il 70% delle normative nazionali che vengono fatte nel Parlamento non sono altro che derivazione di obblighi che vengono scelti a Bruxelles o a Strasburgo. Ecco perché non ha funzionato l'argomento di propaganda "è colpa dell'Europa". Perché quando si dice "è colpa dell'Europa" bisogna dire: ma scusate, ma chi ci sta in Europa? Perché l'Italia non ci sta in Europa? L'Italia è nella Commissione Europea. Anzi, aveva la vicepresidenza della Commissione Europea, ricordiamogli a Tajani che ogni tanto cerca di svicolare dal punto. È nel Parlamento Europeo, è nel Consiglio. Quindi il problema non è che l'Europa ce lo impone, l'Europa cattiva, e noi dobbiamo farlo. Il problema è: ma chi noi mandiamo a Bruxelles o a Strasburgo sanno veramente quello che stanno facendo? Cioè capiscono che è lì il luogo dove oggi si esercita consapevolmente la sovranità nazionale? Ecco perché, se noi capiamo che quando parliamo di politica europea parliamo di politica interna, tutto quello che prima diceva Anna diventa fondamentale, diventa strategico, diventa decisivo. Perché capire che oggi le politiche vengono decise in Europa e poi in Italia vuol dire capire che oggi, se tu vuoi cambiare il ciclo economico, non lo puoi fare con delle misure nazionali, lo devi fare cambiando verso all'Europa. Non a caso l'Italia, voi sapete che guida il semestre europeo. Ve la ricordate l'ultima volta che l'Italia ha guidato il semestre europeo, quando era? Era 10 anni fa, era il 2004, la guidavamo sempre noi. E anche lì era un momento storico fondamentale. Sapete, si trattava di fare una cosa che si chiama il trattato costituzionale dell'Unione Europea. E ce l'avevamo noi, la guida dell'Europa. E qual è il risultato di quel semestre di presidenza? Vi do 3 risultati. Il primo, avere fatto in modo che, sapete che nel Consilium, cioè nel luogo che sta a Bruxelles, in cui ogni Stato a turno sceglie di arredarlo, perché diventa in quel modo la casa degli europei e ognuno ci mette la guida. Beh, noi abbiamo avuto arredamento di Giorgio Armani. Fatto importante, lo stile, siamo riconosciuti in tutto il mondo, era giusto che fosse così. Discutibile se questa può essere una priorità politica, ma qui lascio a ognuno di voi. Poi dovevamo gestire la partita del trattato costituzionale, e sapete qual era la priorità italiana? Era l'inserimento delle radici giudaico-cristiane nel preambolo del trattato costituzionale. Eh? Ora, vi rendete conto che abbiamo perso un'occasione storica, non solo noi come paese, ma noi come guida dell'Europa, perché se l'Europa si è incagliata e non ha avuto un trattato costituzionale è anche per l'incapacità che l'Italia ha avuto di portarla fuori dalle secche. Oggi, a distanza di 10 anni, ci troviamo davanti a una sfida ancora più grande, perché in questo caso voi avete una situazione internazionale molto complicata. Guardate quello che sta succedendo in Ucraina. L'Ucraina è la terra di mezzo dei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. Quello che Prodi aveva chiamato politica di vicinato, cioè l'allargamento va bene fino a un certo punto, e ci siamo allargati fino a 28 stati, oggi siamo 530 milioni di cittadini, ma non ci potremo allargare all'infinito. Voi lo sapete che ha chiesto l'adesione all'Europa un paese come Israele? Dal 1970 lo chiede la Turchia. Poi a un certo punto qualcuno si chiede quali sono i confini, non geografici, ma identitari dell'Europa. E allora non ci si può allargare ovunque. Bisogna costruire delle relazioni di vicinato con i vicini prossimi. Ecco, l'Ucraina è proprio uno dei nostri vicini. E l'assenza di una politica di vicinato con l'Ucraina fa sì che ci siano pressioni da una parte e dall'altra, e l'Ucraina si è spaccata oggi in due. Quindi è un paese geopolitico fondamentale. Ci sono questioni in Libia, ci sono questioni in Iraq, in Siria. Manca una voce europea, e non ci potrà mai essere una voce europea finché la affideremo alla voce balbuziente della Catherine Ashton, Lady Catherine Ashton, che in realtà non faceva altro che fare da replicatore, da megafono a 28 voci diverse dei paesi membri. Noi abbiamo bisogno di una voce europea se vogliamo contare davvero nelle dinamiche internazionali, altrimenti ci condanniamo a essere irrilevanti. Quando parliamo di economia,
dobbiamo capire che in realtà è tutta la zona euro a essere in recessione. Io non faccio parte di quelli che gioiscono perché la Germania è in recessione. A me, come dire, non interessa, cioè, giocare sulle difficoltà degli altri, anche perché sono considerati sono nostri. A me interessa capire perché l'Unione Europea è entrato in una crisi economica. E c'è un dato fondamentale: tu non puoi fare una politica economica europea senza un governo europeo dell'economia. Cioè, vi rendete conto che finché avremo 28 sistemi fiscali diversi, un imprenditore italiano, se paga oltre il 44% di tasse in Italia, sarà portato naturalmente ad andare in Irlanda dove ne paga poco più del 20%. Allora c'è una soluzione, c'è solo una soluzione che io vedo: armonizzare le politiche fiscali e fare in modo che la competitività tra i sistemi avvenga su altri fattori: la capacità del prodotto, la qualità del prodotto, la ricerca. Questi sono i fattori che rendono l'Europa competitiva a livello internazionale, altrimenti rimane una guerra tra poveri. E purtroppo la guerra tra poveri, chi ci rimette, sono i paesi più poveri, cioè sono quelli della fascia mediterranea, non a caso i PIGS, che è un acronimo che vuol dire Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. Anche qui proviamo ad affrontare, guardando un attimo quello che è successo non molti anni fa, poco tempo fa, che però noi tendiamo a dimenticare perché abbiamo una velocità talmente rapida per cui quello che succede oggi finisce subito, quindi abbiamo difficoltà a storicizzare le cose. Però quando c'è stata la crisi in Grecia, premesso che è stato scorretto il comportamento di un governo greco perché ha alterato i bilanci, e anche qui, finché non avremo un bilancio europeo, è facile che io possa far passare una spesa militare come un investimento sulla sicurezza. Chi mi può negare che un investimento sulla spesa militare non è una spesa, cioè non è un investimento sulla sicurezza? Certo che è un investimento, ma è spesa corrente. Sono trucchetti contabili, no? Però vi ricordate quali sono i primi stati che hanno violato il patto di stabilità? Non è mica stata la Grecia, è stata la Francia e la Germania. Francia e Germania sono i primi che hanno sforato il patto di stabilità nel 2004. E perché non sono stati sanzionati? Perché di fatto la Commissione europea, e qui è il peccato originario della seconda nomina di Barroso, è stata debole coi forti, Francia e Germania, non è andata avanti la procedura di infrazione, e forte coi deboli, contro la Grecia sì, lo facciamo pagare. E hanno dato luogo a quello che gli economisti chiamano moral hazard, azzardo morale. Io ve la faccio semplice perché anch'io fatico a capire alcune regole economiche, però poi si riescono a capire. L'azzardo morale è quella cosa per cui, cioè, se io vedo un semaforo e vedo un rosso, ci sono due atteggiamenti: io sto dalla mia parte e dico è vietato attraversare il semaforo, oppure c'è l'atteggiamento di quello che dice ma non sta attraversando nessuno, non vedo l'infrared, io faccio una violazione sapendo che non ne pagherò dazi. Quello che hanno fatto i greci si chiama economia azzardo morale, cioè loro hanno detto io violo il patto di stabilità perché se non è stato fatto valere nei confronti della Grecia e nei confronti, scusate, della Germania e della Francia, perché dovrebbe essere fatto valere nei miei confronti? Questa cosa noi in Italia la dovremmo capire bene, perché si chiama principio di uguaglianza. La legge è uguale per tutti, se è uguale per tutti, altrimenti la forza della legge viene meno. E allora, perché dico che non è solo una recessione economica ma una recessione culturale? Perché o noi capiremo che l'Europa è la prospettiva naturale delle politiche nazionali e regionali, oppure noi ci metteremo da un'altra parte della storia. Non a caso il 2 luglio, quando Matteo Renzi è andato a fare il primo discorso di inaugurazione al semestre europeo, ha parlato di una cosa che ha fatto sorridere molti, cioè ha parlato della generazione Telemaco. Premesso il fatto che molti parlamentari europei erano lì sul cellulare, sul tablet, a cercare Telemaco, perché, ok, Ulisse lo conosciamo tutti, ma Telemaco non tutti lo conoscono. Però che cosa voleva dire quel riferimento alla generazione di Telemaco? La generazione di Telemaco è quella che sa ereditare il sogno di suo padre, di Ulisse. Quello che noi dovremmo fare
come generazione di cittadini europei è saperci meritare l'eredità del sogno dei padri fondatori dell'Unione Europea, cioè ritornare al concetto che l'Europa non è solo un'unione di popoli, ma è un'unione di stati e un'unione di cittadini. Tornare all'idea che in realtà solo con un governo europeo dell'economia, solo con una politica fiscale armonizzata, solo con una politica del lavoro europea, noi riusciremo a affrontare e risolvere il nostro problema. Ci sono due cose che però sono condizioni essenziali per fare questo passaggio. Il primo, lo dicevo, è quello culturale, cioè capire che non si tratta di fare una cessione di sovranità. Io in natura non cedo una cosa che non ho più. Se l'Italia ancora pensa di poter risolvere i problemi del mercato del lavoro muovendoci sull'articolo 18, vuol dire che non abbiamo capito che in realtà la competizione internazionale ci ha travolto. Allora non è una questione di cedere la sovranità, è una questione di difendere la sovranità. Io oggi la sovranità nazionale la difendo nel luogo in cui si esercita, e il luogo in cui si esercita è quel contesto lì, è il contesto europeo. Questo è il primo passaggio. E il secondo, cioè, riguarda una questione che in Italia manca secondo me da troppo tempo, ed è una politica industriale. Allora, per molti anni è passata un'idea, un mito, che è quello di dire, beh, in fondo, cioè, questo Stato è inefficace, è inefficiente, è pesante, quindi deve arretrare e lasciare alla deregolamentazione la possibilità di esprimere tutte le proprie energie competitive. Ecco, io vi invito alla lettura di un libro molto interessante, tra l'altro, che si chiama Lo Stato Innovatore, che invece smonta questo principio, perché dice, guardate che in realtà le più grandi innovazioni sono state frutto di innovazioni, di investimenti fatti dallo Stato. Cioè, per intenderci, un cellulare, se voi prendete un iPhone, no? Senza gli investimenti pubblici fatti dal governo americano non ci sarebbe stato Siri, non ci sarebbe stato il touchscreen, cioè non ci sarebbe stato nulla di quello che poi Apple ha fatto. Perché? Perché lo Stato è quello che non solo deve costruire una burocrazia, un fisco che non siano nemici degli imprenditori ma che siano alleati, ma deve essere innovatore, deve puntare sull'innovazione in quei sistemi in cui magari la remunerazione del profitto non è così immediata. Pensate alla ricerca biomedicale, per questo l'Emilia Romagna riesce ad avere quei livelli di standard, perché ha avuto una regione che ha capito che era lì che bisognava investire. E però, per tornare a fare una politica industriale, bisogna capire dove bisogna investire. Bisogna capire che non si può investire, per esempio, più sul consumo del suolo, perché in Italia di consumo del suolo ne abbiamo fatto fin troppo. Non si può investire su un modello di produzione industriale che ormai è andato in disuso, è andato in crisi, ma si può fare un rinascimento della manifattura. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania. Abbiamo dei laboratori di produzione digitalizzata, si chiamano Makers, si chiamano Fab Lab, quello che voi fate con le stampante a casa, ci sono delle persone che ormai la fanno con una stampante 3D. Ma riusciamo a creare una sinergia tra questi due modelli, facendo capire che questo è un distretto di politica industriale sul quale ci possiamo sviluppare? Riusciamo a pensare che l'energia che utilizziamo, l'ambiente, il tipo di rispetto, l'investimento sulla green economy sono asset di politica industriale? Noi questo dobbiamo fare, capire dove vogliamo investire per ridisegnare il futuro. Vale in regione, vale nella città metropolitana, vale come Stato. Allora, con queste due condizioni sì che potremmo imprimere una marcia, un ruolo diverso, un cambiamento diverso rispetto all'Unione Europea, sapendo che qui, e concludo, qui in Emilia Romagna non partiamo da zero. Perché anche l'idea che la discontinuità debba significare rottamazione di quello che c'è stato precedentemente può andare bene in alcune regioni, ma non può andare bene in una regione che è virtuosa, che ha amministrato bene. Semmai bisogna capire dove ci vuole il cambio di passo, dove ci vuole il cambio di velocità, dove bisogna investire per andare avanti. Ecco, su questo io la dico così. L'Emilia deve trovare l'orgoglio e il coraggio non solo di essere la prima tra le regioni italiane in alcune politiche, mi riferisco soprattutto al welfare, mi riferisco soprattutto ai fondi europei, ma deve essere la regione d'avanguardia con le altre regioni europee. È quella la partita che dobbiamo fare, è quella la partita che ci impone di essere coraggiosi, ci impone di essere visionari e ci impone anche di ricostruire un tessuto di fiducia con i nostri cittadini.
lo faccio riposare un attimo, ma vorrei tornare un attimo a una battuta che diceva Lombardo prima. È mancata una voce europea. Credo che nelle politiche migratorie, che è un tema dopo i drammi che abbiamo visto tutti di Lampedusa, sia un punto che ci riguarda anche particolarmente come nazione. Qual è la sua visione di questo? E poi tornerei da Anna Pariani. Allora, grazie, anche perché la domanda è proprio un nervo scoperto che noi abbiamo quando parliamo di immigrazione. Allora, c'è una visione che è quella che dice sostanzialmente che non è un problema europeo, è un problema nostro, è un problema italiano, lo dovete gestire voi. E devo dire la verità, è stata un'idea avallata anche da alcuni precedenti governi, perché alcuni precedenti governi hanno detto no, ce la vediamo noi, non abbiamo bisogno di fondi, salvo poi dire no, forse non ce la facciamo, abbiamo bisogno. Allora, o si capisce che Lampedusa è la prima frontiera comune dell'Europa, o non usciremo da questa soluzione. E come si fa? Il tema Mare Nostrum è proprio questo, cercare di far capire, è un mare di tutti, è un mare che bagna l'Europa. Io lo farei lanciando una provocazione. Siamo alla guida del semestre europeo? Perfetto. La riunione dei ministri che si occupano dell'immigrazione e delle politiche estere la si fa a Lampedusa. La si fa a Lampedusa, la si fa facendo vedere che tutti i ministri, i 28 ministri delle politiche migratorie capiscono che quella è la prima frontiera comune dell'Europa. Altrimenti noi continueremo a fare quello che facciamo sempre, cioè arrabbiarci, indignarci e piangere per le morti del giorno prima. Sono morte 20.000 persone nel Mar Mediterraneo, è il più grande cimitero sott'acqua che abbiamo nei nostri confini. O noi capiamo veramente che è un nostro confine, come lo facciamo a capire? Lo facciamo capire mettendo un sistema di sicurezza europeo. Esiste qualcosa, però sono dei battle groups, cioè non esiste l'idea che in realtà le frontiere vengano sorvegliate in maniera, perché ci vogliono anche dei fondi per fare queste cose qui, non basta, prima lo diceva Anna, cioè sapete con quanti soldi gli stati vorrebbero far fare all'Europa le politiche migratorie, la politica della sicurezza, la politica industriale? L'1% del PIL. Cioè, come fate voi a fare tutte queste cose con l'1% del PIL? No, non si fanno. Allora, o tu decidi che vuoi veramente investire e capisci che, oppure non lo fai. Oppure lo fai così per dimostrare che non è in grado di farlo e quindi che lo puoi fare tu. Ma questo è un altro discorso. Però, allora, c'è una parte che è la sicurezza delle nostre coste. Ma c'è una sicurezza, secondo me, di lungo termine, che è la cooperazione che deve essere fatta con le persone che partono da questi posti. Perché o tu provi a risolvere, ad affrontare il tema della partenza, perché sono persone disperate molto spesso che arrivano qui, e tra l'altro arrivano in Italia non perché scelgono l'Italia, ma perché è l'unico posto possibile. Se voi andate a vedere gli istituti di ricerca europei, è ampiamente dimostrato che la maggior parte del flusso migratorio poi si sposta nella penisola scandinava e in Germania. E anche questi dati servono a far capire che non è un problema nazionale, non è un problema dell'Europa mediterranea, ma un problema europeo. Ecco, io lo affronterei così, Mare Nostrum, cioè anche con una provocazione. Facciamo in modo che le prossime riunioni straordinarie del Consiglio degli Affari, degli Esteri e dell'Immigrazione siano fatte a Lampedusa, perché tocchino con mano che cosa vuol dire per i cittadini di Lampedusa, ai quali noi non dobbiamo insegnare la politica dell'accoglienza, dobbiamo restituire la dignità per quello che fanno, come lo fanno, e capire che quella è una frontiera europea che ci riguarda tutti. Grazie, e tornerei da Anna Pariani, e siamo in piena campagna elettorale delle regionali, e al di là insomma dei nomi mi piacerebbe fare questo approfondimento, visto che Anna è stata anche capogruppo nell'ultimo anno e mezzo, e il saluto ad Errani da questa città, da questo territorio, è un saluto che sente molto di una mancanza, perché Vasco Errani non ha fatto mai mancare la sua presenza in questa festa, quindi quest'anno ci sentiamo un po' mozzi da un certo punto di vista. Quindi intanto vorrei fare un po' il quadro del perché
andiamo a votare prima, e dalla sua esperienza, visto che è diventata capogruppo per un motivo, avvicendando comunque un altro consigliere, e qual è da questa esperienza quella che vede come priorità per un'Emilia Romagna del futuro, proprio partendo dalla consapevolezza che diceva Marco prima, che non significa discontinuità buttare tutto ciò che ci ha fatto diventare fino ad oggi quello che siamo. Sì, io vorrei partire proprio dal fatto che noi andremo a votare a novembre, anticipando la fine della legislatura di alcuni mesi, per una scelta che ha fatto il presidente Errani. Voi sapete, è stato in secondo grado, in primo grado era stato assolto, ma in secondo grado, in un processo che ha visto il ricorso del pubblico ministero dopo un'assoluzione, che è una cosa che non succede quasi mai, per falso ideologico sulla vicenda di Terre Emerse, dove lui non ha nessuna responsabilità diretta, ma la condanna è stata fatta perché lui ha discolpa di un articolo che era uscito su Il Giornale, voi sapete tutti di chi è Il Giornale, aveva consegnato una relazione in cui raccontava ai giudici che cosa era avvenuto. Quella relazione conteneva un errore tecnico sulle procedure che sono state fatte sulla cantina di Terre Emerse. Peraltro in questa zona non ho bisogno di dire, perché tutti voi sapete, che la cantina di Terre Emerse esiste ed è funzionante, quindi diciamo c'è un finanziamento su cui si è discusso la regolarità o meno, ma questo non c'entra in sé con la vicenda del presidente Errani. Lui ha deciso, per un reato dove non è previsto neanche l'interdizione dei pubblici uffici, di dare le dimissioni, perché ha ritenuto, e questo credo dica in maniera molto chiara l'integrità della persona, che non poteva farsi scudo delle istituzioni per difendersi nel ricorso che farà in Cassazione, e ha deciso di fare in modo che l'Emilia Romagna andasse al voto anticipato, facendo sì che il Partito Democratico potesse liberamente, rispetto alla sua vicenda, discutere del futuro di questa regione. Io credo che sia stato un atto di grande correttezza istituzionale, per cui io penso che avremo modo poi, dopo il fatto appunto che anche una breve vacanza e distacco mi sembra utile per lui, di riaverlo nelle nostre feste, di continuare con lui a discutere di politica anche per il futuro, anche in altri ruoli, e io credo che saprà difendersi fino in fondo. Oggi l'Emilia Romagna deve andare avanti, e lo deve fare partendo da un punto, e cioè che non c'è stato un giorno di crisi politica in questa regione. Lo voglio dire perché il Partito Democratico rappresenta la maggioranza assoluta dei consiglieri in consiglio regionale, ma abbiamo una coalizione molto ampia, una coalizione molto più ampia di quella che c'è a livello nazionale, con la sinistra, con i DV, che non ha avuto un giorno di crisi, e penso che sia il giusto ripartire da qui, costruendo un nuovo centro-sinistra che abbia nel Partito Democratico il proprio perno, ma sia in grado di allargare non solo appunto al PD, non solo ai partiti, ma anche coinvolgendo forze civiche e sociali di questo territorio, perché io credo si debba ripartire da qui in Emilia Romagna, e cioè dal fatto che c'è una grande voglia di fare, di impegnarsi per il futuro, e noi dobbiamo dare rappresentanza a tutte queste forze vive che vogliono rimettere in moto l'economia della nostra regione. Noi siamo, diciamo, una delle regioni regine dell'export, dopo, in termini assoluti, dopo la Lombardia, in termini pro capite dopo il Veneto e la Lombardia. Siamo una realtà industriale e dell'export molto rilevante per ciò che riguarda diversi settori innovativi. Dobbiamo ripartire da qui e dal fatto che dobbiamo competere, come diceva Marco, in termini di sviluppo e di equità sociale con le più importanti regioni d'Europa ed essere traino per il nostro paese. Io penso che questa sia una funzione nazionale che ha l'Emilia Romagna, che per molto tempo è stata incarnata dalla presidenza di Vasco Errani, anche come presidenza della conferenza Stato-Regioni, ma è un patrimonio
demonio, non di un solo uomo, non di un solo partito, di tutta una classe dirigente, direi è l'orgoglio di cittadini che noi abbiamo in questa regione. Penso che dobbiamo ripartire da qui e ci sono delle priorità su cui dobbiamo lavorare e ci sono delle priorità proprio nella direzione che diceva Lombardo di cambiamento che noi vogliamo produrre. Se vogliamo essere una delle prime regioni in Europa, dobbiamo essere capaci di invertire alcuni tratti di fondo che hanno anche caratterizzato il nostro sviluppo diffuso. Non c'è dubbio che la prima questione è la cura del territorio. Noi abbiamo avuto il terremoto, abbiamo avuto le trombe d'aria, abbiamo avuto le frane, abbiamo avuto le alluvioni. Non possiamo permetterci di sprecare ulteriore territorio, dobbiamo assolutamente investire nella cura del territorio. Questa è una anche delle priorità che con i fondi europei noi abbiamo inteso costruire. La seconda priorità riguarda l'innovazione e la capacità delle nostre città di essere un tessuto vivo e accogliente per chi vuole investire e per chi vuole pensare ad idee nuove. In questo sarà molto importante anche la sfida, ne abbiamo parlato qui, se ne è parlato qui l'altra sera, sulla città metropolitana. Lo dico anche perché una delle cose che l'altra sera non è stata detta è che i fondi strutturali europei questa volta sono divisi. Ci sono i fondi per le città metropolitane e noi siamo uno dei territori della città metropolitana, non ce lo dobbiamo dimenticare, lo dico anche a Marco, la città metropolitana non è solo Bologna, ma è tutto il territorio che deve crescere in qualità e competitività. E a livello nazionale ci saranno 200 milioni di euro che vanno direttamente alle città metropolitane, non transitano dalla regione, ma verranno discussi dalle città metropolitane con il governo e questi dovranno riguardare essenzialmente la riqualificazione urbana, gli interventi di rinnovo anche di grandi parti delle città e dei territori e le infrastrutture dei trasporti, io dico soprattutto ferroviari, perché noi abbiamo bisogno, lo dico in una realtà come Castel San Pietro, ma lo dico anche per Imola da cui vengo io, di fare sì che il servizio ferroviario metropolitano sia una realtà metropolitana vera, che ci faccia funzionare come territorio, come città metropolitana, in cui io ogni quarto d'ora posso andare alla stazione di Castel San Pietro e prendere un treno per Bologna. Dobbiamo investire sulle infrastrutture immateriali, materiali e immateriali, e cioè sulle reti, su internet, su la banda ultraveloce e dare competitività alle nostre imprese, ai nostri professionisti, anche attraverso queste infrastrutture, ai nostri giovani, che gran parte delle imprese giovanili creative sono imprese che lavorano, crescono, nascono sull'innovazione che riguarda la rete e su questo dobbiamo fortemente investire. L'altro elemento ancora su cui dobbiamo investire riguardano le infrastrutture, diciamo, di area vasta. Allora, l'aeroporto di Bologna è l'aeroporto della regione Emilia-Romagna che con l'alta velocità ci consente di collegarci alla stazione di Reggio Emilia, a Rimini, e di fare sì che in 45 minuti, in un'ora si arriva a Milano, in 25 minuti si arriva a Firenze, sbarcando con l'aeroporto a Bologna. E deve finire la discussione sull'investimento diffuso di infrastrutture su cui paghiamo solo dei debiti. Questa deve essere l'innovazione che noi produciamo. Ci vuole grande coesione territoriale, ci vuole un nuovo sistema di governo che veda i territori protagonisti delle decisioni della programmazione. Io faccio sempre questo esempio. Stiamo facendo una grande innovazione istituzionale a livello nazionale con il Senato delle Autonomie.
significa che lì non ci saranno dei senatori eletti e pagati, quindi quasi riduciamo di 200 i parlamentari nazionali, ma ci saranno dei sindaci e dei consiglieri regionali che vanno lì a discutere la programmazione e le questioni nazionali. Bene, noi dobbiamo fare la stessa cosa a livello regionale. In questa regione ci sono 46 unioni dei comuni, ci sarà la città metropolitana, ci saranno le aree vaste trasformate dalle province dove saranno i sindaci a sedere. Bene, dobbiamo fare anche noi una sorta di camera bassa della regione dove chi rappresenta queste 50-55 realtà decida la programmazione con la regione e lì ci sia la decisione delle priorità che deve essere condivisa e si smetta di fare sì che dopo ognuno alza la mano per il proprio piccolo campanile, perché abbiamo risorse più scarse e finite e dobbiamo decidere insieme dove investire, dove sono le priorità. L'altra grande priorità riguarda la capacità di investire sulla formazione. Prima dicevo, noi abbiamo investito molto, ma abbiamo ancora dei punti di arretramento. Noi siamo la realtà in Italia con più laureati e diplomati e con la minore dispersione scolastica, però anche noi abbiamo dei dati che sono preoccupanti, quando il 15% dei nostri ragazzi non lavora e non studia. Quindi dobbiamo investire fortemente in questa direzione, dobbiamo accrescere il numero di diplomati, soprattutto tecnici, e di laureati, soprattutto tecnici, e quindi l'investimento sulla formazione deve essere fortemente finalizzato. Cosa significa? Che tutti potranno fare, finite le medie, la loro scelta, ma che investimenti molto forti sul settore delle scuole professionali e tecniche dal punto di vista delle dotazioni, delle ore di laboratorio, dell'alternanza scuola-lavoro, che è quello su cui noi abbiamo iniziato a lavorare in questa legislatura, devono essere l'elemento di qualità che fa anche propendere per una scelta che è una scelta che ti indirizza verso un mondo del lavoro più aperto, più inclusivo, più capace appunto di avvicinare i ragazzi. E noi abbiamo fatto in questi 5 anni alcune novità importanti, perché abbiamo costruito in ogni provincia gli istituti tecnici superiori, peraltro ultima novità anche a Castel San Pietro, con lo Scappi è stato costruito l'istituto tecnico superiore sull'agroalimentare che formerà i ragazzi che lavoreranno a FICO, la nuova fabbrica contadina che si costruirà al CAP di Bologna, questo importantissimo progetto dell'agroalimentare. Perché diciamo, la meccatronica è il primo settore dell'Emilia Romagna, ma l'agroalimentare è il secondo ed è fortemente in crescita, e su questo dobbiamo continuare a investire, e la regione lo farà perché sono arrivati più soldi dall'Europa e noi metteremo più soldi ogni anno per il cofinanziamento dei bandi. E quindi queste sono alcune priorità decisive su cui iniziare a lavorare. E l'altro elemento che riguarda appunto anche il tema della cura del territorio e riguarda una questione su cui abbiamo il nervo scoperto del nostro territorio è il tema dell'industria delle costruzioni, che è un'industria molto importante, terribilmente in crisi. Noi abbiamo il caso di Cesi, ma non è l'unica situazione, è la terza grossa cooperativa che salta in Emilia Romagna nel campo edilizio, la Cesi. E quindi dobbiamo fare su questo settore ciò che in parte abbiamo iniziato a fare con il piano energetico approvato in questa legislatura, e cioè fare sì che ci sia una riconversione produttiva sulla qualità e l'innovazione. Noi abbiamo detto che si costruiscono nuove case solo in classe A in Emilia Romagna, ma bisogna fare sì che si intervenga con i fondi strutturali in particolare e con il fondo di coesione che andrà ai comuni proprio sul rinnovo urbano, cioè non consumare più territorio ma rendere più conveniente l'investimento nella riqualificazione sia delle aree industriali, sia delle aree residenziali, sia delle aree a tutela ambientale che sono importantissime appunto anche come polmone, diciamo, dal punto di vista ambientale. E quindi queste sono le priorità su cui noi abbiamo programmato i fondi di questi anni e rappresenteranno, io credo, anche le priorità
di discussione in campagna elettorale. Il 28 di settembre ci saranno le primarie per il candidato presidente dell'Emilia Romagna del centro-sinistra. Su questo noi come centro-sinistra abbiamo già condiviso un documento di programmazione, di programma, di quadro politico insieme, e in questa direzione noi dobbiamo spingere, soprattutto anche pensando che questa è una realtà dove vogliamo investire appunto sulle giovani generazioni. Noi abbiamo fatto una nostra declinazione della garanzia giovani, l'abbiamo fatta un po' più specifica di quella nazionale. Il ministro Poletti dice sempre, e io sono d'accordo, nessuno deve restare a casa a far niente, e quindi garanzia giovani deve rappresentare quell'elemento per fare sì che hai un approccio al lavoro, se non è un approccio al lavoro è comunque un'esperienza di volontariato o di intervento sociale. Ecco, noi garanzia giovani l'abbiamo declinata invece in maniera più forte sul lavoro e la formazione, e cioè abbiamo deciso di investire i soldi del fondo sociale anche in aggiunta a quelli di garanzia giovani nazionale, per fare sì che un ragazzo che fa un'esperienza la faccia portando a un risultato, cioè se entri in apprendistato o in un'esperienza che non hai il diploma, alla fine ce l'avrai, perché è obbligatoria una formazione che ti porta lì. Se hai un diploma, alla fine potrai ottenere una laurea, se hai una laurea potrai ottenere un master di formazione superiore, perché è giusto fare un'esperienza, ma non di qualsiasi tipo, bisogna fare un'esperienza che consenta di costruire una prospettiva nuova per la tua vita e che dia un contributo complessivo allo sviluppo della società emiliano-romagnola. Insieme a questo, e termino, noi non dobbiamo dimenticare che la realtà dell'Emilia-Romagna appunto è nota in Italia e nel mondo, vorrei dire anche fuori dall'Europa ci vengono a visitare, per il nostro sistema di servizi sociali, perché rappresenta quella idea di società dove non si lascia indietro nessuno. Ecco, noi dobbiamo fare forti investimenti ancora in questa direzione. Io lo voglio ricordare perché spesso si dimentica che l'Emilia Romagna ha un fondo per la non autosufficienza che è oggi il doppio del fondo nazionale. Quindi da sola l'Emilia Romagna fa il doppio in questa direzione che tutta l'Italia. Noi siamo una delle poche regioni che continua a avere i conti in ordine in sanità, e stiamo in questo procedendo a una grande trasformazione che io chiamerei così. L'ospedale è il luogo dell'intervento acuto in cui vado nel momento in cui ho un bisogno immediato di breve durata, ma la cura quotidiana della mia salute è nelle case della salute che sono in tutto il territorio. Noi stiamo completando questa grande trasformazione anche a Castel San Pietro, c'è stato un investimento di oltre 500 milioni della regione dell'ASL della regione Emilia-Romagna. Stiamo andando in questa direzione e costruiremo realtà di governo della sanità che, come è avvenuto nella Romagna, magari costruiscono aziende sanitarie più ampie, ma devono fare sì che gli enti locali a livello territoriale contino di più anche nella distribuzione delle risorse. Questa è la sfida che noi avremo in sanità per la prossima legislatura, perché i cittadini devono poter contare anche nelle scelte che si fanno in sanità. Grazie, e faccio anche a Lombardo però questa domanda. Quale cambio verso vede nelle priorità dell'agenda per le regionali? Presupponendo che sia diversa da quella da Anna, no, non è tanto diversa. No, anzi, no, intanto, come dire, do una notazione. È un'ora più o meno che stiamo parlando, non abbiamo parlato di nomi. Non abbiamo parlato di primarie sui nomi. Ecco, quello che trovo che sia stucchevole e anche controproducente è il dibattito che si legge sui giornali, per cui l'Emilia Romagna è semplicemente un balletto tra 3-4 nomi, a volte senza neanche la volontà dei diretti interessati,
o con le volontà, il 50% dei diretti interessati, però senza che vengano fuori i contenuti, cioè come quelli che abbiamo tirato fuori questa sera, no? Con le idee, possono essere, ci può essere gente che è d'accordo o non è d'accordo, però almeno puntiamo sulle idee. Ecco, si cambia verso non parlando di nomi, di primarie e di regole, perché dal punto di vista delle regole, diciamo, la partita è stata gestita secondo me in maniera perfetta, cioè qui sono state stabilite delle primarie di coalizione che si faranno, non c'è nessuna possibilità di eventuali accordi più non accordi per cui non si faranno le primarie, no, cerchiamo di portare la verità rispetto a quello che c'è ai giornali, no? Le primarie in Emilia Romagna si fanno, non solo si fanno delle primarie di coalizione e abbiamo abbassato la soglia proprio per dimostrare che noi non abbiamo paura di nessuno. Chi si vuole candidare, chi ha ovviamente quei criteri di rappresentatività per candidarsi, perché altrimenti tutti alzerebbero la mano, può mettersi in gioco, può sfidare. Il problema è che i tempi stringono e di questo devo dire io abbiamo più volte c'è sottolineato l'urgenza di una discussione programmatica, cioè sulle idee, sulle priorità dell'innovazione. Il problema è che rischia di rimanere solo una discussione sui nomi se prima di questi nomi non vengono dei contenuti. Ecco perché anche il tema precedente, no? La giunta Errani, discontinuità o continuità, il profilo è sbagliato in realtà, perché tu la discontinuità o la continuità la devi dire rispetto a che cosa? Io lo dicevo sempre, io non ho mai sentito un politico parlare di non volontà di cambiamento, non volontà di discontinuità. Il problema è rispetto a cosa? Cioè quali sono i punti del governo precedente sui quali vorremmo portare avanti la prospettiva e quali invece dovremmo salvaguardare? Ecco, per esempio sulla gestione dei terremoti, dei fondi dei terremoti, l'Emilia Romagna ha insegnato davvero uno standard che verrà ripetuto negli anni futuri, perché non solo nell'utilizzazione dei fondi, dei 700 milioni di euro raccolti, ma anche nelle modalità procedurali con le quali si porta quella trattativa nei tavoli negoziali che contano. Su altre questioni io ho sempre detto che forse l'ultima giunta Errani mancava di, come dire, una visione strategica, programmatica in questo senso qui, ma senza togliere nulla all'aspetto amministrativo che invece davvero ci porta ai massimi standard in Italia. Ecco perché la discussione sulla priorità è fondamentale, perché è fondamentale se non viene fatta e non viene ridotta a una discussione di una conta sui nomi. Perché cambiare verso, cioè poi noi lo possiamo utilizzare in tanti modi, io sono anche uno che conosce il rischio di desemantizzazione delle parole, cioè se noi usiamo troppo una parola alla fine perde significato, se noi continuiamo a dire cambia verso, ma non diciamo in che cosa consiste il cambia verso, cioè stiamo desemantizzando, cioè stiamo togliendo valore alla parola, no? E dovremmo riflettere noi, perché la parola più desemantizzata in Italia è il cambiamento, perché tutti parlano di cambiamento, ma nessuno definisce che cos'è. Prima, per esempio, avete sentito parlare di innovazione e sono contento che la declinazione sia stata fatta in quel modo, perché quello è il modo corretto, ma troppi confondono il concetto di innovazione con quello di novità. E beh, c'è una forte differenza tra innovazione e novità. L'innovazione è la novità che vince la sfida del tempo ed è un bene per tutti. Questa è l'innovazione. Ci sono tantissime novità che non sono mai riuscite ad arrivare allo standard dell'innovazione. E c'è un tema sul quale che deve diventare per me la priorità della nuova regione ed è l'innovazione sociale. Perché lo diceva benissimo Anna prima, cioè questa regione è conosciuta nel mondo per il tema del welfare. Guardate, io una volta mi sono trovato, verrebbe da dire in una precedente vita in cui mi occupavo di ricerca universitaria, con con l'ex era presidente praticamente di una confederazione industriale della Sud Corea, che era venuto qui in Emilia per studiare la legislazione sulla cooperazione, per studiare il modello cooperativo emiliano romagnolo. E perché lo faceva? Lo faceva perché capiva che questo era un modello di crescita economica che non lasciava indietro nessuno, che aveva come priorità quello di crescere senza lasciare indietro nessuno. Quando io parlo di innovazione sociale vuol dire puntare a un ecosistema. Non basta un singolo imprenditore.
Ci vuole un ecosistema, che vuol dire che ci devono essere imprese, amministrazione, governo, università, ricerca e territorio. Non basta uno. Quando voi vi chiedete perché tutte le imprese avvengono nella Silicon Valley, ma voi davvero pensate che avvengano nella Silicon Valley perché il sistema fiscale è più basso? No, non avvengono per questo. Avvengono perché lì c'è un ecosistema che favorisce l'innovazione sociale, che favorisce l'innovazione. Qui ci deve essere un ecosistema che favorisce l'innovazione sociale. E come si fa? Si fa puntando su quelle priorità che dicevamo prima, che sono priorità tematiche, sono priorità programmatiche, che non pensano a come sarà l'Emilia da qui ai prossimi 2 o 3 anni, ma pensano a come sarà l'Emilia dal 2020 in poi, perché l'ente pubblico deve avere il coraggio di non limitarsi a un investimento, come dire, che può monetizzare nelle elezioni successive, ma deve farlo pensando a quello che viene dopo l'elezione, cioè a quello che lascia i suoi figli. Prima si parlava di Europa. Se Helmut Kohl avesse fatto un referendum per chiedere ai suoi cittadini se volevano un'unificazione tedesca, oggi non avremmo la Grande Germania. Ha perso le elezioni. Quando Kohl chiede l'abolizione, quando chiede sostanzialmente di andare verso l'abolizione del muro di Berlino, sa benissimo che perderà le elezioni. Ma non è questo quello che gli interessa. A lui gli interessa la Grande Germania, e se oggi la Grande Germania ha 83 milioni di abitanti ed è il treno locomotore, dobbiamo a chi ha avuto quella lungimiranza. Io penso che la politica debba riacquistare quella lungimiranza e debba acquistare anche la credibilità. Per questo, e con questo concludo, c'è un aspetto secondo me fondamentale da non trascurare della crisi, che è l'aspetto psicologico. Cioè, tutti noi lavoriamo, tutti noi facciamo del nostro meglio, eppure ci sentiamo da anni, da troppo anni, dal 2007, il peso della crisi dal punto di vista psicologico, e siamo riusciti a trovare l'elemento di sfogo. Qual è l'elemento di sfogo dei cittadini italiani? È la politica, siamo noi, siamo quelli che sono da questa parte. Però attenzione, perché l'emiciclo del Parlamento non fa altro che specchiare i vizi e le virtù del popolo italiano. Non c'è tutta questa differenza. Non c'è tutta questa differenza. Certo che la politica deve assumere una sfida, e la sfida è quella della credibilità. Perché allora la riforma del Senato, che prima diceva giustamente? Perché è un modo di dire: guardate che se io riesco a cambiare il Senato, vi sto dicendo che anche voi ce la potete fare. Se io riesco a dire che dopo 60 anni che parliamo di riforme, altra parola desemantizzata, riforme, togliere la parola riforme perché tutti la usano e nessuno la fa, se togliamo, cioè, l'alibi del riformismo senza pratica, dimostriamo che invece abbiamo la credibilità per farlo. Poi c'è una cosa, che gli italiani ci credono. Gli italiani ci credono. Perché io non credo alla voglia di antipolitica. Io ne ho avuto la prova anche con una scuola di giovani amministratori che abbiamo lanciato il territorio. E l'abbiamo lanciata raccogliendo dei fondi in autofinanziamento. E ci dice: ma siete dei matti? Ma come fa il partito in questo momento a chiedere dei fondi ai cittadini? E noi abbiamo detto: noi raccogliamo la sfida, perché non gli stiamo chiedendo dei soldi, noi gli stiamo chiedendo la loro fiducia, che per noi è molto più preziosa. Perché dico questo? Perché secondo me la crisi psicologica si affronta solo restituendo credibilità e dignità alla politica. Fare la riforma del Senato vuol dire dimostriamo che anche quando noi parliamo di riforma della giustizia, di riforma del fisco, non stiamo più scherzando e abbiamo voglia di farlo, e chiediamo a voi di misurarci sulla base dei fatti. Questo è il cambiaverso che io voglio vedere nell'Emilia Romagna, cioè voglio vedere una politica che si candida deve restituire dignità e credibilità dicendo: io ho una visione dell'Emilia Romagna che deve essere quella che ci porta all'avanguardia in Europa sulla base di queste priorità, e mi prendo degli impegni concreti e voglio essere misurato sulla base di questi impegni concreti, dimostrando che se ce la posso fare, ce la facciamo tutti insieme come sistema. Perché l'Emilia Romagna ha anche, lasciatemela dire così, una cosa che non si capisce per chi è Emiliano Romagnolo, ma si capisce per chi non è Emiliano Romagnolo. Una forza di traino basata sull'esempio. Guardate che c'è una parte dell'Italia che guarda l'Emilia Romagna con il luogo in cui si coniuga lo sviluppo economico e la solidarietà, e vorrei che l'Emilia Romagna riacquistasse questo orgoglio di essere importante e trainante a livello nazionale,
perché per troppo spesso Bologna come città metropolitana, l'Emilia Romagna, se Bologna smettesse di parlare di fine del policentrismo come una lamentela sulla base di un passato che non tornerà mai più, ma pensasse a che cosa vuol dire Bologna oggi a livello nazionale, forse la smetteremmo di guardare al passato ma cominceremmo a parlare al futuro. Un'ultima battuta la farei con Anna Pariani rispetto alla riforma elettorale, un'ultima diciamo così conquista diciamo in questo momento così delicato, la vorrei spiegare. Ma anche questo fa parte dell'innovazione che noi dobbiamo produrre, perché noi dobbiamo avere una visione del futuro dell'Emilia Romagna come una delle realtà appunto più avanzate d'Europa, come una delle realtà che ancora riesce a coniugare, e ne è un esempio, lo dicevi tu, equità sociale e sviluppo, e lo dobbiamo fare a mio parere anche ricostruendo, e lo si fa solo se ricostruiamo un rapporto di fiducia dei cittadini con la politica e le istituzioni. Noi in questi anni anche in Consiglio regionale abbiamo lavorato in questa direzione, lo ripeto brevemente. Nel 2010 siamo stata la prima regione che ha ridotto le indennità dei consiglieri regionali e siamo quelli ancora oggi, nonostante il governo Monti abbia fatto un provvedimento nazionale, che hanno le indennità più basse, ma abbiamo tolto il vitalizio e abbiamo iniziato alcune riforme per ciò che riguarda la riduzione dei costi complessivi dell'assemblea legislativa. Siamo la realtà che costa meno pro capite, siamo sotto i 6 euro pro capite, in Italia siamo diciamo l'assemblea elettiva che costa di meno. Lo abbiamo fatto perché era giusto farlo in un momento in cui con una crisi economica così pesante il rischio appunto che il colpevole trovato fossero le istituzioni della politica era ed è ancora un rischio molto forte. Il Movimento 5 Stelle nasce in questo modo, hanno detto apriamo il Parlamento come una scatoletta, peccato che si trovino oggi a difendere il Senato così com'è invece che la riforma che il Partito Democratico e il cambiamento che il Partito Democratico sta portando avanti. E abbiamo deciso che alle prossime elezioni si doveva andare a votare facendo sì che ciascun consigliere del Consiglio regionale fosse eletto con le preferenze. E lo abbiamo deciso, guardate, quindi abbiamo tolto il listino del presidente cosiddetto, che era nato con un'idea che era quella della costruzione della coalizione, del rendere visibile e presente anche in Consiglio regionale personalità che magari non avevano quella popolarità che consente con le preferenze di essere eletti, ma erano importanti dal punto di vista della capacità culturale che serve a fare legislazione in senso innovativo. Oggi però era più importante recuperare questo, un rapporto diretto tra i consiglieri regionali e la gente che li vota. Per questo abbiamo detto preferenze per tutti e lo abbiamo fatto con una scelta molto chiara e molto netta anche nei confronti della coalizione, che sanno benissimo che senza il listino rischieranno di non essere presenti, ma hanno condiviso con noi questo progetto democratico. E guardate, noi dobbiamo costruire le condizioni in questa campagna elettorale, lo diceva Marco, per parlare di ciò che serve alle persone, ai cittadini, alle famiglie, ai nostri territori, per vincere quella sfida che riguarda la capacità dell'Emilia Romagna di fare dei passi in avanti nel futuro. Lo dobbiamo fare consapevoli di una cosa, che dobbiamo ricominciare ad essere la regione che sperimenta politiche pubbliche innovative e raccoglie da questo punto di vista la sfida nazionale. Quando è nata la regione? Siamo in una nuova fase del regionalismo. C'è la riforma della Costituzione che cambia i poteri delle regioni, li ridistribuisce tra Stato e regioni. Bene, ripartiamo da lì, avendo come orizzonte l'Europa, come dicevamo,
per ricostruire una stagione come è stato all'inizio degli anni 70 quando sono nate le regioni. Noi siamo state la realtà che ha inventato il sistema di welfare in Italia. Oggi dobbiamo inventare il welfare di comunità che ci fa sentire tutti in gioco, che mette in valore non solo le risorse pubbliche ma anche le risorse del privato, che fa sì che le imprese si sentano socialmente responsabili, che fa sì che tutti i cittadini riacquistino un'idea di civismo, di responsabilità e di collaborazione sociale che ci fa andare avanti nella coesione, nella solidarietà, ma anche nello sviluppo per tutti. Questa è la sfida che l'Emilia Romagna ha davanti, essere la realtà che fa nuove politiche pubbliche in questo paese e ritorna a essere l'esempio. Se faremo così, io credo che saremo in grado di rispondere a un bisogno che i nostri cittadini ci chiedono e di vincere la sfida positiva delle prossime regionali senza stare tanto a discutere su che cosa dobbiamo buttare rispetto a quello che abbiamo avuto, ma guardando in avanti e in maniera positiva al nostro futuro. Grazie a Dana Pariani, grazie a Marco Lombardo. Chiuderei così la serata, che credo che sia stata una piacevolissima serata anche per voi, che ringrazio di esservi trattenuti. Vi ricordo che la festa va avanti ancora 2 giorni, quindi fino a domenica, e speriamo di avere una chiusura con qualche ministro, la dico così. Buona serata.